Siamo con Patrizia Affatato per presentare la mostra Sorelle Indelebili. Si caratterizza per uno spiccato femminismo. Che cosa ci racconta di questa mostra? Questa mostra è nata, diciamo, anche questa parte d'arte è nata in un momento di questi antipatici momenti che ci hanno accompagnato nel periodo della quarantena, per cui è nato in un periodo di quarantena in cui praticamente velocemente racconto questa cosa. Una notte mi sono svegliata e ho dovuto necessariamente iniziare a creare queste sorelle, che sono delle sculture fatte di tessuto, spesso di garza, cartapesta e legno. Da quel momento, non, motivo particolare non c'era, però da quel momento non sono riuscita più a fermarmi. E quindi siamo arrivati ad una quarantina di sorelle indelebili. Qui abbiamo il mio fedele terzo figlio che ci accompagna sempre, soprattutto il pomeriggio nelle mostre. E quindi questo, Sorelle Indelebili, sì, è un omaggio all'importanza che ha per me il mondo femminile, per quello che è stato, per i viaggi e per le sorelle. Sorelle per me, insomma, sono le amiche, sono le madri, sono le mie sorelle carnali, sono anche le sorelle incontrate in un viaggio in cui abbiamo condiviso una notte di racconti di vita e il ricordo indelebile, nel senso che ti resta comunque questa particolarità. È come se un po' sono entrati e sono entrate anch'esse nel mio cammino. Sostanzialmente è questo, cioè. Ed è anche un omaggio al mondo femminile, soprattutto perché molto spesso, ancora oggi, è bistrattato, no? Quindi, in tutti i campi, per cui io penso che noi, io credo, non penso, credo che veramente siamo una grande forza. E quindi, insomma, tutte queste sorelle mi hanno fatto anche compagnia in questo periodo, mi hanno commosso, mi hanno fatto compagnia. Un po' alla volta ho anche capito, le ho dato anche dei nomi, nel senso che poi ci sta sorella Faraona, che è una mia amica sorella d'infanzia, ci sta sorella Elefante, che è un omaggio all'elefantessa che è stata fatta saltare con i petardi, e ci sta sorella Luce, perché appunto comunque sia, nonostante tutto, noi siamo fonte di vita e fonte di luce, e ci sta sorella Anna, che è mia madre. Quindi, insomma, ci sono tante sorelle che un po' mi raffigurano sempre, e un po' sono degli incontri che ci sono stati e che grazie a Dio ci sono ancora, perché insomma. Sono stati avviati inoltre anche dei laboratori che si Sì. concentrano molto sul tema dell'ecologismo. Sì, in realtà ieri abbiamo fatto un laboratorio all'aperto in un giardino con un laboratorio indelebile di fogli di cartapesta fatti a mano, perché questa cosa del riciclo è una filosofia di vita che mi appartiene molto. Cioè, io faccio sculture con la cartapesta, anche gioielli con la cartapesta, sia per un discorso ecologico, cioè voglio dire, è bellissimo pensare. Prima ne parlavamo, è bellissimo pensare che
bellissimo pensare che ne so, un angelo che è alle tue spalle è stato fatto semmai da 200 volantini che altrimenti non avrebbero avuto vita e sono diventati, non voglio dire un'opera d'arte perché poi insomma pare brutto, sembra che tu necessariamente voglia darti una connotazione, però hanno preso una forma di vita diversa. E questa cosa vale anche con i fogli di carta fatti a mano. Io amo la carta tutta, perché la carta è fragile ma è indelebile, perché la carta lascia il segno, no? Cioè ci puoi scrivere, ci puoi disegnare. E allora questa cosa di fare questi fogliettini, questi sono alcuni dei fogli che abbiamo fatto ieri nel laboratorio, e poi di appenderli, perché poi c'è questa cosa bella che se sono fatti bene i fogli li puoi appendere come se fossero dei panni, e quindi questa sensazione, no, anche di pulito, di questa cosa che prima era carta, era una cosa che è carta straccia, e invece. E poi c'è questo bel discorso della manualità, della sensibilità, perché nel momento in cui si va a fare manualità, comunque ti cali in una dimensione diversa anche nei confronti di te stesso e degli altri. Possiamo dire che sono laboratori anche esplorativi. Sì, certo, soprattutto esplorativi, secondo me, perché quando si sta insieme con gli altri, anche a fare qualcosa di cui non hai, non sai molto o di cui non sai, è come mettersi un po' a nudo, no? È come partire tutti quanti più o meno da una stessa situazione, però subito si creano quelle situazioni che chi prima arriva dà una mano all'altro, o non c'è quella situazione né di primeggiare né di essere più bravi, cioè è veramente una cosa è bella. Ieri veramente siamo stati veramente molto bene, c'era anche qualche bimbo che si è ben amalgamato al gruppo degli adulti.